con la velocità di Gomez. Si butta dentro a Tebur, palla dentro per l'olandese che non ci arriva. Primo brivido. Ma dall'altra parte l'Atalanta che sta giocando un'ottima partita con Toloi. Pensa al tiro, carica al destro Toloi. Buffon sul primo palo. In avanti, palla dentro verso Higuain. Buona idea, ma buona lettura difensiva. Poi attenzione, Higuain ha cercato la mezza girata. Su Chiellini, attenzione alla pressione su di lui. Finisce a terra Chiellini, tutto regolare. Freuler, deve uscire Buffon che sbatte la porta in faccia allo svizzero. Quadrado si è aperto Dybala, ma per vie centrali 1-2. Quadrado a re di rigore. Occhio a Quadrado a cercare Higuain. Si gira Higuain sul fondo. Si prepara il cross sul secondo palo. Attenzione a Quadrado. Occasione per Quadrado. Higuain. Ancora Dybala per Dani Alves. Occhio ancora Dybala. Calcia col mancino Dybala. Alto. Contro uno con Pjanic dentro, gran palla per Kurtic, calcia Kurtic e Chiellini salva tutto, ma l'azione è ancora viva. Occhio al cross, secondo palo Conti, il vantaggio dell'Atalanta al 45esimo e 1-0, ha segnato Andrea Conti. Di Berisha i suoi, parte Pjanic, profondo sul secondo palo, attenzione al colpo di testa, il gol, ha pareggiato la Juve al minuto 50, 1-1. Secondo me c'è stato l'autorete di Spinazzola che correva verso la sua porta. Tre avversari che ringhiano su di lui. Rimpallo che favorisce la Juve. Area di rigore. Attenzione. Dybala. E Berisha a dirgli di no. E poi ricomincia a correre. Eccolo qua. Se ne va Gomez. Calcia col destro Gomez. Buffon. Deve alzarla in corner. Sandro. Ecco il traversone. Attenzione a Bonucci. Poi secondo palo. Fuori gioco di Mandžukić. Fuori gioco di Mandžukić. Calcio di rigore. Calcio di rigore. No, aspetta, aveva dato calcio di rigore e poi ha dato il fuorigioco perché ha visto la bandierina alzata. Oh, ci siamo ingannati. Assolutamente sì. L'arbitro aveva indicato il dischetto, ma si era alzata la bandierina di Di Fiore. Ce l'ha la palla invece Higuain. Dentro verso Khedira. E Berisha si allunga in calcio d'angolo. Ma un compaio, poi Mandžukić a campo davanti a sé. Dentro c'è Higuain. Palla per lui. Higuain. E grande risposta di Berisha. Poi palla che resta lì. Fischia guida, parte Pjanic, qualche modo verso Pjanic che alza la testa, dentro secondo palo verso Dani Alves, la Juve in vantaggio, ha raddoppiato Dani Alves, 2-1. Proprio con la soluzione tattica decisa con la sostituzione di Quadrado, si alza Dani Alves. Fior serata in carriera per Spinazzola, ma qua attenzione all'errore di Khedira che scatena Gomez, va a puntare Bonucci, calcio Gomez, Buffon a dirgli di no. Attenzione a Petagna, buon lavoro a Tebur, cross basso sporcato, palla che resta lì al limite, palla che poi arriva a Freuler, Buffon salva tutto, palla che poi entra in rete per il gol del pareggio dell'Atalanta all'89esimo e 2-2.